Ciao ragazzi, allora sperando che abbiate compreso bene lo spostamento dei sedicesimi, quest'oggi parleremo anche di come spostare completamente un pattern, cioè cassa rullante, oppure di come far muovere la cassa, insomma, sui sedicesimi, su uno schema di sedicesimi. Ora, partendo dal presupposto che forse abbiamo approfondito, diciamo, questo concetto di imparare esattamente dove sono i punti che dobbiamo suonare, cioè i sedicesimi, avere la padronanza dei sedicesimi, cercheremo di fare un gioco di shift, cioè di spostamento, usando come pattern base una semplice duina e spostare la cassa e il rullante, il tutto ogni volta, cioè cassa e rullante insieme, ogni volta di un sedicesimo in avanti, ottenendo, diciamo, quattro permutazioni, come le chiama David Garibaldi, permutation, in italiano permutazioni, che non suonano nello stesso modo, comunque va bene uguale. Pertanto, ora manderemo un click in quattro e cercheremo di eseguire questo pattern facendo i cambi ogni quattro bar. Ok, ora compresa questa cosa, cercheremo ancora di fare altri esperimenti, se così li possiamo chiamare, per vedere anche se abbiamo compreso esattamente quali sono i posti, cioè i 16 sedicesimi, parlando ovviamente del binario, perché cosa ben diversa è parlando del ternario dove possiamo contemplare o dodicesimi nel caso suonassimo in ottavi o addirittura ventiquattresimi nel caso suonassimo su un tempo ternario in sedicesimi. Pertanto ora faremo un altro esercizio molto semplice, cioè con una radice molto semplice ma nello stesso tempo molto importante. Useremo un obbligato base di ottavi sulla mano destra, suonando il rullante sul 2 e sul 4, sul backbeat. E stavolta sposteremo di un sedicesimo un singolo colpo di cassa in avanti. Allora. Pertanto il concetto è sempre lo stesso, abbiamo semplicemente mantenuto l'obbligato. Ci siamo concentrati semplicemente sulla cassa, cioè primo sedicesimo, secondo sedicesimo, mantenendo lo spazio fino a 4 vuoto. Ora faremo lo stesso esercizio, però stavolta con due colpi di cassa, perciò sarà un pochino più difficile, ma non molto. Chiaramente dovremo essere molto concentrati. In realtà qui le permutation, se vogliamo così chiamarle, dal momento che suoniamo 2 bit non sono più 16 ma 17, come sul foglio scritto io ne ho scritte 16, ma in realtà c'è cioè, l'ultima che sarebbe il quarto sedicesimo di 4 più il battere di 1, perché noi partiamo con due sedicesimi, cioè i primi sedicesimi di 1, quando arriviamo alla sedicesima misura siamo già troppo spostati, perciò abbiamo il quarto sedicesimo di 4 e il sedicesimo successivo. Perciò manteniamo adesso lo stesso obbligato sulle mani, ma suoniamo due colpi di cassa e li spostiamo insieme un sedicesimo avanti. 1, 2, 3, 4.
Come vi ricordate già dall'altra volta, il fatto di imparare a contare scansionando wa iena, tu iena, tri iena, fo iena, è molto importante per tenere sotto controllo la situazione. Perciò sappiate che dopo il numero 1, 2, 3, 4, c'è questa costante ina, ina, dove i sta per secondo sedicesimo, n per terzo, come ottavi, 1, n, 2, n, wa ien, 2, ien, stesso posto, e a è quarto. Ora, come esercizio di coordinazione possiamo usare, per esempio, alcune parti degli esercizi che fanno parte dell'esempio 3, ABC, come vedete sul foglietto, usando per esempio degli ostinati sulla cassa. Potremmo usare fondamentalmente due ostinati, uno il pedale tipicamente che noi chiamiamo di samba, che in realtà poi samba non è, e l'altro pedale che è quello di Bayonne, che forse pure questo in realtà Bayonne non è. Comunque, vediamo per ora il pedale di samba usando, per esempio, l'esercizio numero 3, stringa A. Ora, stringa B. La stringa C, cioè quello che gira praticamente su una misura, primo sedicesimo, secondo della seconda, terzo della terza e quarto della quarta. Stessa cosa, anche se un po' più scomoda, un po' più faticosa, lo possiamo usare con la cassa che noi chiamiamo Bayonne, oppure altri la chiamano Tumbao. Possiamo usare anche come variante il Charlie o il levare oppure imbattere. Cioè, questo c'è scritto sul foglio, potete provare in tutti e due i modi. Proviamo di nuovo adesso per sintetizzare la stringa B dell'esercizio numero 3 con la cassa Bayonne. Ovviamente la possiamo usare anche con la stringa C, col cambio di sedicesimo a ogni quartina. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.